glifosato è conosciuto anche come diserbante o disseccante ed è utilizzato da circa una quarantina d'anni in maniera molto massiccia negli ultimi anni, tant'è che è il prodotto chimico più utilizzato al mondo. Il glifosato è un erbicida che è stato sintetizzato di sintesi, è stato sintetizzato dal gruppo Monsanto una quarantina d'anni fa, ha un'azione, diciamo, di degenerazione delle cellule vegetali, e dopodiché si è sempre detto, ha sempre sostenuto da Monsanto, che non ha effetti sull'ambiente perché si degrada in anidride carbonica e acqua. Questo è stato dimostrato in ambiente controllato. Fino a qualche anno fa c'era la convinzione che fosse un prodotto non residuale, che poi una volta applicato, dopo pochi giorni non si trovasse più nessun residuo e soprattutto che non andasse ad intaccare le falde. Poi in realtà in questi ultimi anni ci sono i rapporti dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore dell'Ambiente, che ha trovato residui di glifosate e sia anche di un metabolita, di un risultato della degradazione di questo glifosato nelle acque. Ci sono residui di glifosate nelle urine umane, nel latte materno, e questo è molto preoccupante perché ormai ci sono diversi studi, mentre una volta si diceva che era assolutamente poco dannoso, ci sono degli studi che dicono che è assai dannoso, può causare tumori, e allergie, intolleranze, celiachie, eccetera. Se mangiamo la nostra dose quotidiana di pesticida o erbicida, chiaramente anche a basso dosaggio a lungo termine avremo l'azione tossica sui nostri geni in primis, ed è quella la cosa più importante della terra. Da lì poi si svilupperà il discorso sulla cancerogenicità e sui guasti al sistema immunitario. Mi domando, e non do la risposta, credo di più agli studi delle ditte produttrici o credo di più a 436 studi di medici, di ricercatori indipendenti? Io non sono un medico, ma quello che mi interessa è che è dannoso per il terreno, perché infatti per disseccare l'erba, che non cresce più per un arco di 5-6 mesi una volta spruzzato, ovviamente agisce anche sulla microfauna del terreno. Il mondo agricolo ha perso la capacità di mantenere o di sviluppare la quantità di sostanza organica che c'è nel terreno, e una delle cause principali è l'uso del diserbante, perché non è più un essere vivente il terreno, come invece è in un terreno coltivato con l'agricoltura biologica o con l'agricoltura biodinamica o con il rispetto della natura in sostanza, insomma. In questo momento stiamo vivendo un grosso conflitto istituzionale tra chi dice che il glifosato non è dannoso e chi dice che invece lo è, potenzialmente lo è. Il problema è che da una parte chi dice che potenzialmente lo è è un'associazione di medici che quindi non hanno interesse, non traggono beneficio dalla vendita del glifosato. Dall'altra parte abbiamo un organismo che anche questo è un organismo europeo che dovrebbe essere quello che controlla i prodotti che vengono immessi sul mercato, che invece dice che il prodotto non è assolutamente tossico. Chi avrà ragione dei due? Aver tolto i diserbi e quindi il glifosato è stata quasi una necessità. Cominciavo a vedere il vigneto che soffriva e facendo un'indagine, facendo delle prove, abbiamo visto che c'era un impoverimento proprio del terreno. Per cui la prima operazione che abbiamo fatto, abbiamo tolto il diserbo, abbiamo dato una serie di elementi tipo compost per ricreare quello che era il terreno, ed abbiamo visto dopo 3 o 4 anni che le vigne ricominciano una nuova vigoria, si ritrova un nuovo equilibrio di quello che è il terreno. Altre persone molto più esperte di me potranno dire
quanta vita si uccide, quanta vita microbica e di insetti utili, eccetera, si uccidono con il glifosato. Quindi il non darlo ti arricchisce la tua terra, diventa più ricca, c'è più sostanza organica, trattiene più acqua, hai meno bisogno di irrigazione, cioè ci sono una serie di vantaggi incredibili. Fino adesso abbiamo vissuto sulle spalle del terreno. Si guardano i dati, specie sulle culture intensive, ad esempio erbacee, il mais, queste cose qui, guardando anche le cartine della regione Veneto, vediamo come è calata la percentuale di carbonio organico nei terreni. Vuol dire che stiamo portando via e la sostanza organica va a mitigare una serie di squilibri. Quando non c'è più, succede quello che succede. Il problema è nei cereali, nelle colture a pieno campo, che si fa disarbo totale. Il problema è negli OGM, che hanno creato OGM resistenti a glifosato, così posso dare glifosato sulla coltura in atto. Il problema è nel frumento, che prima di raccoglierlo lo trattano con glifosato per far morire le piante di frumento, e così dopo la granella si stacca meglio. È proprio una questione di mentalità. Qua sarà molto difficile, a mio parere, vedere un biodistretto nei prossimi 10 anni. Mi auguro, ma la mentalità della gente è proprio quella di fare soldi a più non posso. Noi stiamo chiedendo alla terra uno sforzo enorme per nutrirci, è una fanfaluca. In realtà noi stiamo chiedendo alla terra uno sforzo enorme per poter vendere. Mio nonno ovviamente ha vissuto in un'altra epoca, lui ha vissuto per anni, ha vissuto del chimico, perché allora non era stato, secondo me non era neanche informato, non sapeva cosa voleva dire usare un diserbante piuttosto che usare un pesticida. Per lui qualsiasi cosa che andava a intaccare la perfezione di quello che uno vedeva nel campo era un qualcosa che non gli permetteva di vivere e di portare a casa da mangiare. Ovviamente adesso è difficile, non è semplice coltivare in questo stile di vita, perché attorno la maggior parte non fa così, la maggior parte fa un'agricoltura convenzionale, sempre per una questione commerciale, però per me è stata una scelta di dire io insomma voglio stare bene, vorrei che questa terra al di là di me continui a produrre, non voglio arrivare a una desertificazione, cosa che sta succedendo anche qua nelle nostre terre, e spero che insomma chi verrà dopo di noi possa vivere bene di quello che insomma che io ho fatto, anche seminando nel mio piccolo. Il contadino ha la responsabilità della salute della comunità in cui vive, ma non solo, anche della salute della gente o delle persone che mangiano ciò che lui produce. Dovremmo sentircela tutti questa responsabilità.